leggo dal libro. Vengo dal nulla e un giorno mi prenderò tutto. E allora, prendi tutto. Marco Maddaloni, alla volta buona. L'anima del campione. Come stai? Il mio istruttore di judo, quante cose non ho imparato, ma quante risate mi sono fatta con te. Assolutamente solo risate ci siamo fatte. Uno dei pochi che fa un reality e lo vince, se non lo vince perché se ne va. Marco Maddaloni. Allora, ci facciamo seri perché questo libro mi ha commosso, eppure ti conosco da 20 anni. Infatti ci dobbiamo sforzare per essere seri, no? Partiamo dall'inizio, apriamo il nostro libro e leggiamo la prima frase. È tutto tratto dal libro di Marco Maddaloni e si parte da qui. Nonostante ci volessimo un bene enorme, non ce lo dicevamo mai, se non quando vincevamo. Tu col tuo papà, col tuo fratello, abbracci, momenti di tenerezza. Mai, ma quando si vinceva l'abbraccio c'era. Un po' strano, no? Sì, assolutamente tanto strano, molto. E tu hai avuto il piacere di conoscere mio padre, per questo hai visto che persona è, un uomo molto di carattere, pugno duro. Però quando poi vincevamo era il nostro momento, era il nostro attimo, che durava poco, non pensa quanto durava. Durava il momento di scendere dal tatami, abbracciarci, che poi già pensava all'incontro successivo. La vogliamo vedere questa famiglia di campioni, una famiglia impegnativa che devo dire ha fatto tanto per lo sport, per Napoli, perché la famiglia Maddaloni nasce e cresce alle vele di Scampia. Allora rivediamo questa famiglia. Un bambino deve picchiare un altro bambino? E se un bambino è più debole, voi cosa dovete fare? Difenderlo. Prima di essere mio padre è un maestro. E lo è prima per me, per questo. Io forse l'ho chiamato più volte in vita mia maestro o maestro che papà. Riesce a dare agli altri più di quello che si dà a se stesso. E in questa vita non è facile. Tutti quanti pensiamo prima a riempirci la pancia noi e poi lo diamo agli altri. Io i ragazzi dell'area penale li aiuto perché ho vissuto sulle mie spalle, ho perso un fratello. E in analoghe situazioni posso dire che mio fratello era un bravo ragazzo, quindi nel mio vissuto credo che io abbia il dovere di dare una mano a questi ragazzi, cosa che io non sono stato capace di fare nel momento quando è successo quella cosa a mio fratello, perché ero immaturo e credo che sia stato un peccato che mio fratello sia morto. Vedi quello che ha fatto mio figlio? Chiaramente l'ha visto in televisione tutto. No. La mamma non ce la fa vedere. Che... E chi gliel'ha detto che suo figlio era diventato medaglia d'oro? Le persone del quartiere. Si parla sempre di criminalità, di droga e di omicidi. In questa circoscrizione esiste un campione olimpionico che fa onore all'Italia e al mondo intero. Papà Giovanni Omaè, grande maestro anche di vita, soprattutto di vita. Pino, oro olimpico, tua sorella, oro italiana e moglie del grande pugile Clemente Russo. Ma arriviamo a Marco Maddaloni e qui mi serve la seconda frase del nostro libro, perché in questa frase è racchiuso Marco Maddaloni da piccolo che cresce. Ti chiedo scusa perché ho trascurato l'unica donna che ha fatto i salti mortali pur di regalarmi un futuro, tuo figlio piccolo Marco. Questa me la devi spiegare. Sì, perché diciamo in una vecchia esperienza televisiva di un reality, non l'ultimo che ho fatto, mi sono accorto proprio che per raggiungere determinati obiettivi spesso e volentieri l'atleta più di altre persone non si gira mai a guardare, un po' come sulla motocicletta, non devi mai voltarti, guardare il retrovisore, sempre avanti. E noi ci hanno insegnato questo: raggiungere sempre nuovi obiettivi, andare sempre avanti, non accontentarci mai. Però in tutto questo poi lì mi accorsi che avevo trascurato un po' le persone che mi avevano reso la persona che poi sono diventato. E però di cui papà, è mia madre. Tuo padre voleva che tu fossi vicino a tua madre, perché
In realtà il primogenito doveva fare il campione, doveva combattere, doveva diventare il campione, e tu in realtà no, tu dovevi stare con la tua mamma. Infatti eri un po' geloso, no? Lo si capisce da questo libro che eri geloso degli altri allievi. Però tu con tua mamma non è che tu non ci volessi stare, ma pure tu volevi fare il campione. Quanto hai sofferto da piccolo su questa cosa? Riuscivi a capire questa decisione del tuo papà? No, assolutamente non riuscivo a capirla, è che io capivo solo che i miei fratelli andavano in palestra con mio padre e io restavo a casa con mia madre. In più, sai, da bambino tu la figura della mamma la vedi come una figura debole. Solo quando poi crescerai capirai che il vero pilastro della famiglia è la donna, è la mamma, anzi è la forza della famiglia. E ad oggi quando qualcuno mi dice ma sai assomigli tanto a tua madre, io ne vado molto fiero di questa cosa qui. Perché tuo papà non voleva che tu scendessi lì in palestra? Perché voleva che tu fossi accanto alla tua mamma? Ma perché all'epoca vivevamo nelle vele, anche se nelle vele di Scampia, anche se sembra strano, perché uno dice vabbè, tuo padre ti lasciava a casa perché così facevi compagnia a tua madre, un bambino di 3-4 anni cosa può fare? Però comunque le tenevo compagnia e questo era un po' il senso della cosa. A un certo punto però tu dici questo, come per magia, e arriviamo alla terza fase del nostro libro, tutti sapevano chi fossi e volevano conoscere la mia storia. Tu a un certo punto partecipi a Pechino Express. Tra l'altro, insomma, tu soffrivi un po', no, di questo fatto di non essere visibile. Tu nel libro appunto fai l'esempio dei calciatori. I calciatori in Italia li conoscono tutti. Certo. E invece tanti altri sport no. Assolutamente, io penso che molte persone, noi viviamo di gratificazione. Ora molti lo trovano con il denaro, altri lo trovano con la popolarità o con una pacca sulla spalla per un complimento di un KO fatto in una gara o certo. Di un gol segnato. Noi del judo e altri sport tutto questo non riuscivamo ad averlo, perché comunque siamo sport intelligenti e non veniamo molto visti. E dal giorno alla mattina, per fortuna, riuscii a partecipare a questo reality, perché la mia pazzia mi ha sempre portato ad avere un agente, a provare a fare cose nuove, e vincendolo la mia storia era un po' all'ordine del giorno, non chissà come, ma sicuramente in mezzo alla strada cominciavano a fermarmi per le prime foto e per me era tutto nuovo, perché già ero 2 volte campione d'Europa, avevo vinto svariati campionati italiani, però un reality aveva rispolverato un po' tutta la mia carriera sportiva. Ti fa piacere sicuramente questa situazione, però anche un po' di rabbia, se tu ci pensi. Cioè, è arrivato un reality per far conoscere alle persone chi era Marco Maddaloni e la bravura nel suo lavoro. Assolutamente provo ancora tanta rabbia, perché poi è andata a crescere, per fortuna, questa mia popolarità, perché poi mi è piaciuto il mondo della televisione e ho continuato. Però io sono una persona che quando poi si arrabbia su una cosa fa di tutto per cambiarla. Allora non mi ci applico più di tanto, perché altrimenti dovrei fare un'azione veramente grande per cambiare queste cose in Italia, che partono dai vertici molto più alti di me. Siamo belli critici oggi, eh? Mi fa piacere. È che abbiamo qualche capello in bianco, bianco in più, Caterina. Dillo a me che devo andare al parrucchiere, no, guarda. Io, no, tu. Ah, no, pure io, tranquillo. E arriviamo, mi permetto di dirlo io, alla volta buona di Marco Maddaloni, che ha un nome femminile e si chiama Romina. Perché questa donna ti cambia la vita? Me la continuo a cambiare ogni giorno, per fortuna. No, è la donna giusta, che non dico augurerei a tutti, perché altrimenti c'ho il problema. però penso che ognuno di noi ha bisogno di una Romina nella vita. Romina, dove la conosci? Su un social network. Gli mando un messaggio che è studiato a tavolino. Beh, pare che lo facciano i calciatori questo, lo sai, vero? Lo fanno anche loro questo. Marco. Allora abbiamo qualcosa in comune, che non è il portafoglio e la popolarità. I messaggi in direct. Allora, dimmi un po'. Però poi dopo è stata una storia di 15 anni con 3 figli e un cane, per questo non so se fanno anche questo. Cosa le scrivi così? Io lo so, ma cosa le scrivi?
Mi sono imbattuto sul tuo profilo e non ho potuto esimermi di mandarti un messaggio. Oh là là. Chi ti ha consigliato questo no, messaggio? No, soprattutto esimermi. Oh, da dove l'ho cacciato? Quello è Cioli. Quello è stato proprio... E lei lì è cascata sull'esimermi, fidati. Quello cancellato di scritto, cancellato di scritto. No, secondo me lei voleva portare messaggio, voleva cambiare messaggio, faceva no, però quella scritta è simile. Cioè io devo incontrarla a quella scritta è simile. A Romina, Jojo, Giselle e Pino. Guardiamo il matrimonio. Io Marco accolgo te Romina come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Romina accolgo te Marco come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Sorpresa! Oggi non potevo mancare, ma ci tenevo tantissimo a farti questo video messaggio per dirti che sei una persona speciale, sei un uomo speciale, sono felicissima di averti incontrato nel mio percorso di vita, soprattutto sono super felice che sei il padre dei miei figli perché non potevo scegliere un padre migliore. Grazie che mi sei sempre accanto, che mi sostieni sempre, soprattutto in questo periodo che sai benissimo che per me è un periodo un po' particolare, però hai scelto sempre me e io ti ringrazio, ti amo tantissimo, anche i nostri figli ti adorano, ti amano e oggi ne approfitto per dirti tutte queste belle paroline visto che non te le dico mai. E quindi nulla, ti mando un bacione grande grande grande, ovviamente ti aspetta a casa e ciao Caterina, un bacione grande, ciao. Romina, me l'hai fatto commuovere, guardate papà Maddaloni, sto invecchiando, te l'ho detto prima. Cos'è che ti ha commosso? No, lei mi commuove. Pure la frase che ho letto lì, ogni uomo può essere padre ma ci vuole una persona speciale per esserlo e tu lo sei. Cioè a volte noi non ci diciamo delle parole che però poi quando vengono dette che ti colpiscono a cuore. Marco partecipa ad un altro reality, che è la casa più spiata d'Italia, e a quel punto però viene a sapere che tuo suocero, il papà di Romina, sta molto male. Tu esci e non tornerai più. E anche in quel caso, ecco perché lei ha detto un periodo per me molto particolare, tu hai scelto la famiglia. Sì, ho immaginato tanti giorni, tante ore come uscire da quella casa, perché comunque era veramente lunga la cosa, però da atleta non mi sarei mai ritirato. E non mi sarei aspettato quel giorno di uscire in quella maniera lì e non tornarci più. La scelta non c'era da fare una scelta. L'opzione era solo uno, stare vicino a mia moglie. Io tutti i rapporti in quella casa li ho vissuti appieno e ho imparato tanto da loro. È una ragazza che stava lì, Letizia, ha perso il padre 2 anni fa e non c'era giorno lì dentro che non me ne parlava. Quando è successo a mia moglie ho pensato non ci sarà giorno che mia moglie non ricorderà questo momento e che ricorderà che io stavo nella casa. Non potevo. E allora conosciamoli però questi tuoi figli? Certo, conosciamo pazzo. Questa famiglia. Volevo dare una bellissima notizia, scusate, la famiglia Maddaloni si allarga perché Romina è incinta. Quindi avremo Giovanni. Quindi si chiamerà come il nonno. Minimo. Giselle è nata il 30 ottobre del 2018 alle 17.45 del pomeriggio. Alle 22.10 di sera si presenta la pediatra. Giselle aveva avuto una crisi respiratoria e l'hanno dovuta portare d'urgenza alla terapia intensiva del Cardarelli. La terapia intensiva è un qualcosa che non auguro a nessun dei genitori. Dove state andando? Fare conquiste! Vai, mamma mia!
Martino, ferma quella. Con questa velocità sicuramente mettere da qualcuno. Sì, ferma quella bionda, Pinù, diglielo, ciao. Come ti chiami? Siamo appantanati, Pino. E nel retro di copertina del tuo libro è scritto: il vero campione non è chi vince una gara, ma chi ogni giorno si sveglia e fa di tutto per diventarlo. Assolutamente sì. Io spesso e volentieri mi invitano nelle scuole per dialogare con i ragazzi, per fargli capire l'importanza dello sport. Ed una delle cose che dico sempre ai ragazzi: non perdete tempo, per favore. Non c'è cosa più brutta di perdere tempo. Ovunque vi troviate, date il 100% di quello che state facendo. Una chiacchiera con un bambino nello spogliatoio, una chiacchiera con una persona a tavola, dai il 100%, che non sai mai quel momento ti possa cambiare la vita. E quello è, tu svegliati per allenarti per vincere quel titolo. Poi magari non lo vincerai, però dentro di te sai che sei stato un campione. Bravo. Marco, ti guardi indietro, hai scelto insomma di essere un campione, ma di essere anche un marito, un padre, un uomo che ama la sua famiglia. Quanto è stato faticoso? Lo è tanto perché io ho deciso non di essere un campione sul tatami. Io ogni giorno cerco di essere un campione. Perché cioè una altri brava non ce persona. La fanno, secondo te, ad essere una brava persona? Ma secondo me non è che non ce la fanno, è che a volte magari non abbiamo le persone giuste accanto che ci aiutano a tirare il meglio di noi fuori e ci fanno tirare il peggio. E forse a volte siamo anche fortunati con chi frequentiamo e chi incrociamo nella nostra vita. Sulla fortuna. Purtroppo mi sa che hai ragione. Sì.